Una buona domenica amici di Billiard Channel, una domenica di grande biliardo, una domenica, una delle domeniche alle quali ci stiamo abituando. Qua accanto a me il mio socio Nicola Biondi, in regia Mirko Bianchi e un Tom Ruban prontissimo ad offrirci delle bellissime immagini. A sovrintendere il tutto la dottoressa Valentina Spada e a casa Simone Favalli e Fabian Hart. Fabian che ha passato la notte. Sì, Fabian ha passato la notte, quindi sarà ancora con noi, lui che era afflitto da forte influenza. Attendo la password per vedere la partita della Fiorentina. Sì, ha detto ce la lasciava. Sì, ce la lascia. La password di Dazzon ce la lascia. In diretta dal Grand Hotel Vignanocelli di Lucera, in provincia di Foggia, la quarta tappa della Phillies Challenge stagione agonistica 2022-2023. Siamo nella parte alta del tabellone dei nazionali, questo inquadrato uno dei nazionali della parte alta, Andrea Ragonesi, Andrea il Terribile, così l'abbiamo nominato. Qualche anno fa correva l'anno 2017 e lui si aggiudicava la tappa dell'allora gara nazionale, eravamo a Gallipoli. L'aspirante, tra virgolette, è questo signore Natalino Scorza, che di aspirante ha davvero poco, tornato ai suoi livelli abituali. Natalino a partire dal mondiale in poi sempre in piena luce, lui che ha militato per tanti anni nella categoria dei nazionali professionisti. Natalino Scorza, calabrese, di Rossano, e invece Andrea Ragonesi, torinese ma con chiara origine siciliana. Tra l'altro Natalino Scorza veste un bellissimo gilet viola, non so se hai notato. Sì, era, guarda, la prima cosa che ho notato, bellissima. Intanto al tiro va il dottor Ragonesi. Da poco tempo Andrea in tempo record si è laureato in architettura, adesso sta facendo i 2 anni di, tra virgolette, di dottorato per diventare a tutti gli effetti un architetto. E l'architetto si presenta così, con questo rimpallino che gli porta in dote 10 punti. Guarda come si è presentato il nostro Andreino. Buongiorno signor Ragonesi, dottor Ragonesi. E Scorza, eccolo lì. Si è messo l'orecchino. Si è messo anche l'orecchino, ma senti, si vede, per festeggiare la laurea. Natalino, sì, un grande mondiale per lui, ha sfiorato davvero il grande sogno, però rimane lo stesso negli occhi quella bellissima partita che ha fatto poi, no, con il vice campione del mondo, che adesso mi sfugge, Diegues. Riccardo Diegues. Una partita tirata alla bellissima, seguita da noi in diretta con una telecamera di appoggio. Abbiamo sofferto insieme a lui, poi alla fine non ce l'ha fatta la bella avere la meglio di Diegues, però una prestazione superlativa per Natalino Scorza. E ha negato alla figlia Sara l'impedenza di prendere un aereo al volo per Olbia e quindi Calangianus. Ancora Ragonesi in azione con questo sfaccio di traversino e ancora 10 punti per lui. Si presenta appunto con media 10, una conclusione di 2 a mod di 3 in uscita dall'acchito di Scorza, e poi il traversino successivo giocato in modo impeccabile da parte di Andrea. Sì, un Andrea che mi sembra diverso da quello di Salerno, mi sembra più concentrato. Chiaramente adesso per lui impegni scolastici importanti magari non lo possono tenere sul biliardo per più di tanto tempo, lui che per qualche tempo è stato abituato ad allenarsi con puntualità, faceva il professionista, quindi. E guardate chi c'è dietro, non lo potete vedere, ma dietro la nostra vetrata, il cannibale Andrea Quarta, il campione del mondo, e l'uomo da battere, di nuovo l'uomo da battere, o da abbattere, o da abbattere, esattamente, l'uomo da abbattere è bello. Ho visto un Andrea rilassato, tranquillissimo, anche più in forma, roba dura, sì, già Quarta è difficile vincerli a cose normali, poi dopo se se si mette anche in ordine a livello fisico e a livello di preparazione mentale, allora è davvero da abbattere. Venire qualche giorno prima nella location per ambientarsi, perché adesso lui è da un paio di giorni che è qui. Sì, sì, l'ho sempre visto la mattina a colazione, presto, non, diventa durina, Intanto, poi soprattutto se noi siamo qui seduti e non giochiamo, cioè, sì, infatti vabbè, ma lui è tranquillo, me l'ha detto, guarda, da quando tu da quando te e Biondi siete solo al commento sono più sereno, sì, sì. L'ha proprio detto, ha fatto outing in questo senso. Si salva Biondi. Ci salviamo, stare qui seduti siamo salvi. Si salva Ragonesi, si salva Scorza, scusate, li ho detti tutti, se dicevo anche Bianchi eravamo a posto. Si salva sempre Scorza sulla garuffa, Ragonesi in questa situazione, biglie in diagonali e Nico sponde pallo, forziamo lo stesso il passaggio a 25-4, metti il passaggio e se prendiamo il pallino lo marchiamo. Tirato il passaggio di palla grossa, a guadagnare il centro con entrambe le biglie, una bella manovra del torinese, molto attento Andrea. Scorza qua stava valutando qualcosa dalla corsa, che vorrebbe dire una sorta di pallino da tre o un pelo di palla a scappare, in luogo di ciò una garuffa. Ci state già seguendo a quest'ora del mattino, non è prestissimo, le 10:10, però insomma gli appassionati, quelli veri, ci sono già. Di garuffa Scorza. Partire una bella steccata. Una bella uscita anche per Natalino, che esaspera l'ingresso, trova questa difesa diagonale. Se Andrea andrà di parabola. Molto interessante la steccata di Scorza per dare questa forza, avete visto come la punta della stecca è andata verso l'alto proprio per toccare la palla sopra la linea mediana del centro, agevolare la forza, cosa importante. Parabola controllata di Ragonesi, ottimo gesto tecnico, 2 punti che vanno a premiare l'esecuzione del giovane torinese. 27-4 per Ragonesi, si conquista subito un buon vantaggio al primo set. Ricordiamo che da oggi si va ai 4 set su 7. No, questa è ancora 3 su 5. Come 3 su 5? Questa è 3 su 5. Ah, scusami, è vero, quando entrano professionisti, è vero, chiedo venia. Siamo a Lucera, è domenica mattina, sembra 26 febbraio? Sì, sì. 2023, sono lucido, orientato, aggiorna la tabella. Mini mental, vado bene. Biondi a memoria, ormai che è assolutamente tecnologico. Sì, sì, mi affido solo alla tecnologia. Giro ad andare avanti per Ragonesi. Intanto i vari passaggi qua davanti, anche la dottoressa Spada. È passato anche il direttore Luca Lambro insieme a Enzo Cofano, ma Luca è venuto ad accertarsi che tutto andasse per il meglio. Un buon giro per Ragonesi, che concede qualcosina. Eccolo qua il nostro super direttore Luca Lambro da Garlasco in provincia di Pavia, ci tengo a precisare. Faccio che sia provincia di Pavia. Ancora una bella uscita per Scorza, che fino ad ora non ha avuto molte occasioni, se non un traversino tutto storto dove effettivamente aveva combinato un mezzo disastro, il rimpallo l'ha salvato dalla bevuta, ma poi diciamo che Ragonesi l'ha sempre tenuta a bada. Sul biliardo 2 una delle partite che si vorrebbero vedere tutti i giorni, Gualemi Borroni, che meraviglia. Alasso Paoloni invece, Alasso avanti sul biliardo 3 per un 7-0. Rossano Torre e Ciro Lestino sono al primo set a pari punti, a quota 40, Yuri Agnorelli contro Rossano Rossetti al biliardo 5, ancora il primo set. Sandro Giacchetti se la sta vedendo contro Fernando Moscatelli, che diceva speriamo di andare avanti a giocare bene, e così è stato, nonostante una prestazione sicuramente ha giocato meglio di quando ha giocato sul televisivo, se no questa partita non sarebbe arrivata a giocare. Esatto. Sul biliardo 7 un'altra bella partita, Riccardo Belluta contro Michael Lunardi, il Conte Max se la vede con il campano Aniello Marchesano, tutti incontri chiaramente al primo set in questo momento. Michele Cosci contro Salvatore Antonuccio, avanti 16-12 il Pisano. Carlo Diomaiuta e Antonio Lamanna, ci sono partite peggiori. Che parziale 48-11 per Antonio Buta. Alberto Putignano in un derby toscano con Salvatore Riondino, avanti 44-22 il giocatore di Figline Valdarno, almeno agonisticamente di Figline Valdarno. Fioravante Vecchione 51-35 in un derby campano con Francesco Auletta. Stefano Della Torre contro Alessandro Mascia, avanti il sardo che ormai fa sempre ben parlare di lui, e Natalino Scorza, Andrea Ragonesi, la partita che vi stiamo proponendo sul nostro tavolo televisivo, che è il biliardo 14. Gli è arrivato il sonoro, la campanellina. Bella fiondata questa di Scorza, che trova il filotto in seconda passata incandelando dal centro. Questa è assolutamente scolastica, lunga lunga 10 con la palla battente e avversaria che risale di 3 passate e mezzo. Quello il punto più bello dove portare la battente, per essere difesi anche a vista. Il 10, la zona del 10, veramente un punto ideale. Perfezione assoluta di Scorza. La possiamo vedere al replay dall'alto? Questa sarebbe da salvare, proprio scolastica. Una buona uscita anche di Ragonesi, che cerca di allungare. Forse né lunga né corta, vedete la corsa della battente che fa lunga lunga in sequenza e si posiziona al primo diamante del 10 della corta, e l'altra di 3 passate quasi e mezzo ritorna sotto lo specchio del castello, quindi davvero perfetta. Sì, quando si pensa o si riesce si pensa di portare la palla battente al 10, la forza ideale dall'altra palla è sempre quella di portare l'avversario oltre l'acchito del pallino. Credo passaggio difensivo per Scorza, pallino da 3. Gioca lo sfaccio, poi ha tagliato, sì, effettivamente una caratteristica di Natalino è metterlo dopo l'effetto, puntarne poco e poi scaricarlo dopo. Sì, soprattutto verso sinistra. Non annoveriamo tra i difetti, ma tra le tendenze, cioè le meccaniche non sono mai perfettamente dritte, hanno una tendenza in uscita, soprattutto se si hanno delle steccate non cortissime. E qui Ragonesi va a forzare questo angolo che non gli porta in dote nessun punto, anzi. Ma non mi è piaciutissimo Andrea, avrei rinforzato il passaggio, un giro stretto. No, anche perché quel pallino poteva aiutarlo poi su un'eventuale garuffa. Non soddisfatto, il terribile sfaccio, che qua vedete ne punta poco, ma poi ne scaricherà, ma qua ne serve poco, qua uscirà di palla scarsa probabilmente. Infatti gioca sulla scarsa a rientrare. Qui il motivo tecnico di questa slabrata tra virgolette è che il colpo è partito troppo in testa, quindi la battente è arrivata rotolando in avanti contro l'avversaria. Quando succede questo, quando la battente arriva a contatto con tanta rotazione in avanti, apre le linee dei centri, quindi le biglie non si muovono sulla linea dei centri, ma si muovono con un angolo più ampio, e la palla avversaria chiaramente non rientra, perché non viene in gergo maltrattata. Invece lì bisogna schiacciare la punta verso il basso, come diciamo nella maggior parte delle esecuzioni di poco effetto a incandelare. Va bene, socio? Perfetto, bravo socio. sai che quello che mi dici tu io lo... tu e chiaramente Matteo Gualemi, perché no, ma sei così nervoso perché non ti posso dire quella due sponde al polo veloce che mi ha insegnato Matteo. No, ma io aspettavo infatti la diretta di oggi, se tu non mi dici quella cosa lì ti trovi un altro testimone di nozze, capito? Ma ha detto Matteo, non te la posso dire, scelte professionale. Sì, vabbè, arriverà, ma arriva anche lui sullo streaming. Vai, intanto bello questo angolo di prima intenzione per Ragonesi, che realizza 8 punti, mai banale come non è banale questo gancio di Natalino. Risposta, capolavoro di Natalino Scorza. Non deve essere difficilissimo il gancio sto biliardo qua. Sì, almeno tirati dagli altri, sì. Vabbè, ma noi... No, ora sul gancio sei effettivamente un po' scarso, io sono molto più bravo, hai molte caratteristiche positive sul tavolo, ma di gancio no. Ci stanno chiedendo... il gancio mi tengo il mio. Ci stanno chiedendo se abbiamo fatto colazione col cognac stamattina. Secondo te chi è che... Come mai? Che... No, perché si va ancora Ragonesi, ancora solo il rosso, favoloso Ragonesi. Insomma, si può giocare peggio, ragazzi, entrambi. Interessantissima la forza di questa palla e di come non l'ha tenuta di misura, non voleva pagare il gioco corto, si è incastrato perfettamente. Concede qualcosa, ma lo concede, sì, concede a 2 metri di biliardo e di soprattutto lo concede 51-22. Scorza realizza 2, sforza questo giro, esatto. Giustamente, chi ce l'avrà detto la colazione col cognac? Vediamo se indovino. Chi, esperti? Preso, Preso. Non immaginavo, dato che la prossima volta ci fa dormire in una capanna. Giro a parificare per Ragonesi, un buon 2. Pensavo che Andrea non stesse a... Cioè, giocasse il giro regolare e andare al centro. Ma sai, così si garantisce il fatto che se lascia qualcosa lo lascia... Sì, no, quello sicuramente. Eccoci. Una steccata importante da parte di Natalino, che tira fuori questa bella sventaglina da 8 punti, difficile riquadrarla, forse non ci è riuscito davvero per pochissimo. Sai far partire bene il colpo a tutto biliardo, palla quasi attaccata. Vediamo se ha porzione disponibile Ragonesi, ma sembra puntare qualcosa con l'effetto a destra, quindi angolo per lui, angolo di prima. 2 soli punti e qui ghiottissima opportunità per Scorza, che se riesce a realizzare una stretta alla Rossetti la giochiamo di 2,5. No, questa è più semplice di quella di Rossetti. Era soddisfatto Rossano, che partita che hanno fatto, che bella partita ieri sera. No, aveva giocato a riportare lui, a riportare la battente verso il centro. L'ha presa solo leggermente grossa. Forza difficile. Fare il filotto di prima. Sì, esatto. Filotto di prima, riportare di lunga centro la battente. E qui, set point per Ragonesi che batte a 55. Vediamo se mantiene le sue medie davanti. Andrea qui va di sventaglina. No, a tornare al centro. A incandelare al centro. Pensavo che andasse di sventaglina per via di quel pallino un'apertura. Ma sai, in sventaglina ti prendi un passaggio soltanto, così ha giocato dalla scarsa praticamente senza effetto. Vedete il classico movimento di 3 lunghe e oltre centro di nuovo con la battente. Pubblicità per noi. Nasce tutto dalla materia. Un apparente mondo di possibilità, visto da pochi, per pochi. Quando qualcuno entra in quel mondo, con la mente e il cuore, si chiama artigiano. La materia iniziale diventa così un capolavoro di forza, resistenza, equilibrio, Non chiamatelo gioco. Il futuro del campione è scritto solo se fatto su misura. Allacchito Andrea Ragonesi, vediamo se Scorza gli renderà pariglia, perché prima c'è stata una risposta un po' fortunosa proprio al primo tiro di Ragonesi, che con un rimpallo su 2 modi 3 ha realizzato 10 punti. Qui non c'è neanche probabilmente la possibilità del rimpallo. Allora, dato che siamo un'apertura di 7, ma diamo questa domanda che ci propone Filippo. Domanda per i soci: secondo voi qual è lo step di crescita più importante da fare per seconda e terza per arrivare ad un livello master, e poi per il master per ambire al professionismo? Gianluca, vai. Sei simpatico però. Allora, terza seconda per arrivare a master. C'è la prima categoria che non è poco, forse è la categoria più disvolta che c'è. Allora, cominciamo. Andiamo per ordine. Cominciamo per ordine. Allora, da terza a seconda categoria, innanzitutto, secondo me bisogna iniziare a giocare bene e vincere con le proprie categorie. Cioè, secondo me un errore che fanno tante terze, tante seconde categorie e anche tante prime è quello di voler giocare come dei professionisti. Bisogna imparare a giocare contestualmente alla propria categoria. Quindi evitare i tiri dai pro e delle categorie superiori, di eccellenza, di vertice, imparare magari la mentalità di gioco. Secondo step, proprio la mentalità di gioco, quindi capire come si deve fare per vincere, perché per passare di categoria bisogna vincere, e quindi nelle gare imparare sicuramente il perché si è perso, e provare perché si è perso, cercare di capire quali sono gli errori, ma cercare di capire perché si è vinto, che è una domanda che invece secondo me non si fanno poi in tantissimi. Quasi mai. Arrivati nella prima categoria, tanto terza garuffa consecutiva, sì, tra... Esatto. E questo è il primo passaggio e mezzo che vediamo da un paio di giorni, non avevo mai visto passaggio e mezzo. E poi quando si arriva nella categoria di lancio, quindi diciamo la prima categoria, se così la vogliamo chiamare, per la categoria di vertice, bisogna cercare di contestualizzarsi, cioè cercare di capire quali sono le reali possibilità che si hanno. Perché, e non mi riferisco soltanto al talento, mi riferisco anche al carattere, alla testa, allo stomaco. Contestualizzarsi è quello che ti permette innanzitutto di non illuderti e ti aiuta a capire che si può giocare volentieri, divertendosi come dei matti al biliardo, anche magari non riuscendo mai nella vita ad entrare nelle categorie di vertice, che non è una cosaccia. Rimane comunque ora uno sport, chiamiamolo disciplina, ma rimane comunque un gioco. Io faccio proprio un plauso a questo ragazzo che l'ha capito anzitempo e è riuscito appunto ad esprimere un livello eccezionale, laureandosi e quindi cercando di distribuire bene le quote della propria vita, e quindi che sia assolutamente ad esempio per tutti. Chiudo dicendo che per ora, speriamo lo possa diventare nel futuro, il biliardo non è uno sport professionistico, quindi è uno sport che si può fare ad altissimi livelli pur facendo altro nella vita e dedicandogli il giusto tempo. E secondo me questo ragionamento, seguendo anche Billiard Channel, soprattutto Billiard Channel, io aggiungo solo seguendo Billiard Channel, che non è poco, perché ai nostri tempi non avevamo il Billiard Channel di turno che ci potesse insegnare o ci potesse far appassionare ulteriormente. Io avevo il treno channel, cioè andavo in treno a vederli giocare dal vivo. Però l'ultima cosa che ho detto, cioè dategli il giusto valore e poi arrivano anche i risultati. Chiaramente bisogna allenarsi, e se volete imparare comunque il riferimento ad un buon maestro, chiunque esso sia, che voi giudicate tale, da cui prendere la mentalità, di cui vi dovete fidare. I soci sono come la Panda, se non ci fossero bisognerebbe inventarli. Ciao, la Panda, fanno anche l'automazione sulla Panda, socio. Ah. Cosa vorresti dire? No, così. Ah. Va bene, socio. No, va bene, poi io aggiungo che bisogna fare chilometri, perché delle volte perdere dopo aver fatto tanti chilometri ti fa pensare che magari, diciamo, qualche baggianata in meno si può tirare, perché se non perdi mai dopo aver fatto tanti chilometri su una cosa che non ritireresti, non impari. Invece bisogna fare chilometri e poi prima di tirare una baggianata dopo aver fatto 100-150 chilometri ci ripensi, eh? Assolutamente. Buongiorno, ciao Giuseppe, Marco Giuseppe da Ricata. Buongiorno ragazzi, volevo chiedermi, ma secondo voi un cuoio rigido a lungo andare non può essere deleterio sulle prestazioni tecniche? Guarda Giuseppe, io la penso, non me ne volere, al contrario. Cioè, io penso che un cuoio, adesso che non sia una mattonella, ma che sia tendenzialmente rigido, è un cuoio più preciso per il nostro gioco. Chiaramente rimane una cosa assolutamente personale, intanto personale anche questa scelta di Natalino, ma uno striscio perfetto da 4 punti. A me piace il cuoio tendenzialmente rigido perché secondo me è più preciso, sposta meno la battente contro effetto. È più potente perché chiaramente la palla battente infossa meno. Io sono quello che secondo me è perfetto per il nostro gioco è un corpo della stecca tendenzialmente elastico con un puntale piuttosto rigido, compreso il cuoio. Una cosa assolutamente personale. Sì, poi se volete informazioni su cuoi sentite Matteo Gualemi, insomma, sì. Mi ha dato un messaggio su Messenger, lui su cuoi è specializzato. Assolutamente. Intanto sono ripartiti benissimo anche nel secondo set questi due giocatori che mi sembrano belli carichi. Vediamo se Scorza con la mano sul panno riesce a ritirare fuori un'esecuzione come quella del finale del primo set. Questa ancora più dura. Sta chiaramente dalla parte del pallino, vedete la cosa. Saggiamente sta da quella parte lì perché sapeva benissimo che il pallino, se intercettato, poteva viaggiare insieme alla biglia di Ragonesi. Questa fa parte della crescita di un giocatore. Sì. Se accorgi che è una palla brutta, non importa farla a perfezione, allora stai addosso al pallino, la tua la controlli nel quadrato superiore e poi puoi rompere il gioco. In questo caso l'ha rotto e ha realizzato 11 punti. 11 punti, cioè, non vi vergognate ogni tanto se c'è da tirare sul pallino, anzi. Tanto traversino di seconda, cercare una diagonale per Ragonesi, confortato anche in questa scelta dalla posizione del pallino che poteva dare interferenza. Risponde palla per secondo te si è sperato proprio questo angolo? Ma sai, penso di sì, perché sennò sarebbe un errore troppo grosso. Ti torna? Poi ci sta, pensavo che lo giocasse veramente... però veloce. Pensavo che giocasse questo, però non a scivolare, lo giocasse proprio veloce. Invece lui l'ha giocato andare dolcemente nella buca. Il pallino in qualche modo, almeno mentalmente, se l'è fatto potenzialmente in interdizione. Quindi questa... bella, delicatissima questa palla di Ragonesi. Sì, pensavo che la giocasse più effetto, però giustamente l'ha giocata con poco effetto per andare sotto al pallino. Sì. Bella uscita. Addirittura pensavo che allora a questo punto la giocasse proprio senza effetto, per essere sicuro di andarci meglio dal pallino. Allora, tra l'altro non abbiamo detto i nomi degli arbitri: Antonio Triunfo del Comitato di Foggia e Antonio Vero, sempre del Comitato di Foggia. L'agenda elettronica il pizzetto che mi ha dato Luca Lambro di Nicola Biondi, come queste. Poi Mirko, puoi far vedere qual è il tablet di Nicola Biondi, che lui che è elettronico, guardate, guardate. Tra l'altro sono andato in direzione gara, se ho fatto un casino, ho aperto la porta automatica, ma hanno sgridato tutti. No, però come tablet sono, sono andato un secondo in direzione gara, c'è Lambro, manca poco mi uccide perché avevo aperto l'automatismo della porta. E intanto eccola qua un'altra bella esecuzione di Ragonesi, eccole le tre lunghe a rientrare, quella che voleva tirare, che ha cercato di tirare Natalino, lui era un po' più scomodo. Guardate la punta della stecca, avete visto come si schiaccia e poi rimane dritta. La cosa bella di questo tiro è la forza, tre passate nonostante la rigidità del colpo. Questa è una palla assolutamente non banale. Ci fai rivedere al replay la steccata dalla ripresa di Tom, quella della soggettiva, che si capisce bene la steccata, eccola lì. Bravo Mirka Replay, che bravo. Vedete, vedete la schiacciata verso il basso. Ma che bravo, Bianchi oggi ha tutte le lampadine accese. Bravo, bravo Mirko. Bravo Mirko, questa è bella davvero. Salvatevelo questo frame perché è importante, vi fa capire tante cose di questa steccata. Questa l'attacca dalla grossa. Ah, ha preso un filo di rimpallo. Ah, secondo me ha preso un abbaglio qua Andrea, che se l'ha attaccata dalla grossa l'ha sbagliata di tanto. Dato forse un... Ci vedeva dalla corta? Sì, dalla... Vedeva la corta, vedevano la corta. Sì, sì, sì. Fa una soggettiva un attimo su Tom. Giro per Natalino Scorza sullo stretto. Questa fa parte delle occasioni mancate per Natalino. Questa era una buona opportunità, mano sul panno, le biglie relativamente vicine. Ci sono quei due signori che vedete sulla sinistra che si sono alzati alle 6 stamattina per venire da Matera, hanno fatto quasi 4 ore di strada per venire a vedere la partita. Spondabiglia per Ragonesi, che entra al massimo. Guardate nel 2 box, questi due signori mi hanno salutato prima quando sono arrivati quando sono arrivato in postazione. Sono contenti come delle Pasqua perché sono partiti da oltre Matera stamattina alle 6 per venire a seguire la manifestazione. Si fermeranno anche perché hanno detto che è una splendida location. Erano contenti perché hanno aperto una nuova strada che gli ha consentito di ridurre il tempo di percorrenza di ben 2 ore e mezzo. Erano contenti, siamo partiti alle 6 per arrivare, per essere qua alle 10, invece siamo arrivati prestissimo. Guardate la passione per questo gioco. Che cosa fa fare? Noi ne sappiamo qualcosa. Intanto non si salva al volo dalla lunga Natalino Scorza. Ancora occasione frontale per Andrea Ragonesi. Per il momento davanti ha davvero le lampadine accese. Questa sarà canonica a incrociare e a incandelare dal centro. Partita leggermente troppo rigida, però anche questa è nella parte della ragione del tiro, cioè quando si tira l'incrocio la parte della ragione per difendere è proprio quella di impalare la biglia, quindi con il movimento della battente che è un lunga buca e l'altra che chiaramente non aprendo verso il filotto agevola la creazione di questa situazione difensiva. Di 5 sponde probabilmente Scorza. Credo di sì, è un buon angolo di entrata. O se no di qua, cercando di scavare una parabola, ma confidando... Che se lui non è tanto amante delle 5 sponde. No, infatti ci va di 3. Sì, l'avevamo visto anche al mondiale, se ti ricordi. Sì, ora io l'ho visto anche recentemente nel campionato a squadra perché ho la fortuna di giocare con Natalino. Sì. E per sua stessa missione lui non madura molto di più le 3 delle 5. insomma, e il risultato in questo caso specialmente gli dà ragione. Ha fatto molto probabilmente il pallino sulla garuffa, quindi Ragonesi dovrà trovare una strada alternativa che non è assolutamente semplice trovare in questo caso. Secondo me è proprio pieno sulla garuffa questo pallino, così di colpo d'occhio, eh? No, passa. Fai lo strato al volo, Mirko. Sì, passava larga, larga. Secondo me tanto più di così non c'era. Comunque l'ha giocata bene, Andrea. Ottima, ottima la forza. E qui non era banale questo salvataggio, eh? Tutt'altro che banale. Andiamo a vedere i risultati sugli altri tavoli. Riccardo Nuovo e Daniele Parisi 1-0 per il bergamasco sul siciliano. Sotto Matteo Gualemi 1-0 contro Fabrizio Borroni. Stefano Alasso se la vede contro Andrea Paoloni, sono sull'1-1. 2-0 di Cilolestino su Rossano Torre, 2-0 di Rossano Rossetti su Iuri Agnorelli. Sandro Giacchetti e Moscatelli sono invece sull'1-1. Riccardo Belluta è avanti 1-0 e 58-38 la seconda contro Michael Lunardi. Massimo Caria, il Conte Max, 1-0 su Aniello Marchesano, ma Marchesano nella seconda è avanti 57-40. Derby. No, scusate, Michele Cosci sta vincendo 1-0 contro Salvatore Antonuccio. Carlo Diomaiuta e Antonio Lamanna sono sull'1-1. Nel derby toscano tra Alberto Putignano e Salvatore Riondino per il momento sta avendo a ragione il secondo per 1-0. Fioravante Vecchione e Francesco Auletta, il derby adesso è campano. Fiore è avanti 2-0 contro il Ragionier Cerasa, questo era il soprannome di Francesco Auletta, poi ti spiego il perché di questa cosa. Stefano Della Torre ed Alessandro Mascia sono sull'1-1. Sai perché lo chiamavano Ragionier Cerasa? No. Per via delle gote rosse. Attenzione, Ragonesi salta questa garuffa, regala 2 punti a Scorza. E Scorza mette la biglia in acchito. (28-24) il parziale per Andrea Ragonesi, ma ghiotta opportunità adesso per il calabrese per superare Ragonesi. Ben sfruttata, un buon acchito per Natalino, anche se concederà uno spondebiglia. Ti stavo dicendo, se mi sei sparito. Sì, dovevo comunicare una cosa al nostro... Dovevi conferire con Stefano Gibertone. Ti dicevo, Cerasella, era la, Cerasella che è la ciliegia, per le gote rosse, aveva sempre le gote rosse, allora lui che è sempre stato un giocatore molto... che ragiona ancora tuttora molto, cioè uno dei grandi con tantissima esperienza, lo chiamavano il Ragionier Cerasa proprio per le gote rosse. È una cosa che mi ha insegnato Rick, quindi andiamo nei tempi di Telepiù. 92. Quando c'è no, Rick c'era un po' più avanti, nel 97, l'anno che vinse Martinelli. 97-98. Sì. 96-97, la stagione agonistica era la 95-96, poi la finale del mondiale fu alle terme di San Vincent nei primi giorni del 97. Giusto l'altro giorno. Ricca del 35. Sì. Gian non c'è più. Gian non c'è più, infatti mi ricordavo che uno dei due fosse scomparso, non mi ricordavo chi. Sarà iniziato la loro carriera in un emittente, a farsi conoscere in un emittente privata lombarda che si chiamava Antenna 3, e da lì poi sono decollati insieme alla cordata dei Teoteocoli, e facevano quello che si chiamava allora l'avanspettacolo, quindi una coppia simpaticissima. Poi Gian ha fatto altro, anche ha fatto delle sitcom anche in solitaria. C'erano tante coppie comiche ai tempi, c'erano loro, poi sono arrivati Zuzzurro e Gaspare, non so se te li ricordi. Sì, sì. È stato un bel giro di Ragonesi da 4 punti. Buono spondapalla in testare per Natalino Scorza. Sì, set. Qui un po' sfortunato Natalino, perché ha fatto la cosa difficile, sì, e lascia la cosa più facile nel frattempo. Non ha rimpallato e ha passato stretto al castello, cosa effettivamente difficile. Lo sguardo, la concentrazione di Andrea Ragonesi. Qui tocca di leggero effetto a sinistra e c'entra perfettamente il castello. Si guadagna un buon 4 Ragonesi. Ho proprio cercato i birilli, perché se vogliamo non era una palla da così tanto, il ragionamento serve sempre, però vista anche la posizione del pallino non era una palla da così tanto ragionamento, bastava stare stretta, aumentare un po' la forza, c'era tanta possibilità difensiva. Andrea che è molto pignolo su queste esecuzioni, fin troppo a volte, però qua ha avuto assolutamente ragione. Garuffa per Scorza, che è sotto 4 punti. Stavo notando, speriamo che smetta di crescere Andrea, perché io tutte le volte che lo vedo mi sembra più alto. Adesso il completamento, la maturità dovrebbe essere arrivata quasi completa. Quanto marca Ragonesi? 25? No, no, meno. 24? Meno. Sì, ma se ti ricordi quando l'abbiamo conosciuto, non arrivava a 20 anni quando ha vinto Gallipoli, quindi era 2016, 2017. 17. Ottobre 17, già passati 6 anni, mamma mia, quasi 6 anni. Al volo di 2. Pensa che un mese dopo ci ho fatto insieme il corso di istruttore e aveva paura di bocciare. Sì, a San Versano. Facciamo, mi boccia. Studiava la sera. Che parterre de Roy, Ragonesi, Camilo Gomez. Io l'ho fatto con Ragonesi, Gomez, Primon, Angelo Cossu, che è... Andiamo bellissimo. Eccola lì intanto inquadrata, la nostra super Vale, la dottoressa Valentina Spada, che ha imparato anche a usare perfettamente la reflex, fa delle foto, ci ha fatto degli scatti ieri, sì, molto bellissimi. È occasione di sponda palla, questa nitida è importante per Natalino, perché può mettere un buon break su questa sponda palla. Anche questa fa parte delle occasioni mancate per Natalino. Sì, qua ci ha fatto vedere quanto a volte è falsata la nostra traiettoria, la nostra visuale, perché io largo così, neanche se mi avessero detto, ti stavo quasi dicendo quasi quasi, tirarci veloce di angolo, vista la posizione del pallino poteva avere senso, invece c'era un bello spazio, molto più di quello che da qua vedevamo. Giustamente chi sceglie il largo e Ragonesi per proprio la posizione del pallino realizza 3 punti. È andata male ad Andrea, ha preso forse un filo timida di è un po' forza, corta, gli è partita, sì, filo timido. Giro ad andare avanti per Scorza, che sicuramente deve migliorare le medie su questo tipo di conclusione. ne ha fatti due sempre stretti, vediamo se riesce a correggersi dall'altra parte. Beh, questa si è corretto troppo, è un classico comunque, è stato dalla parte del formaggio, ma tanto non la sentivo questa, l'ho detta l'altra sera. Nel passaggio difensivo con un eventuale pallino da 3 per Ragonesi, anzi di sponda palla, sì. Non era brutto, eh? No, se è giocato così assolutamente no. Si ha tirato benissimo, forse anche più in garanzia del dovuto, visto che caricava tanto effetto a destra rispetto a una diagonale che invece l'effetto magari la lo richiedeva un po' meno, però un effetto di tutela che permette di costruire questa bellissima posizione difensiva, anche se penso possa avere qualcosa in questo senso anche Scorza. Oggi mi viene Sforza giocava nell'Inter. Diventato famoso per la maglietta di Giacomo Foretti in Tre uomini e una gamba. Non aveva niente di che, ma il pigiama era il pigiama con la maglia dell'Inter di Sforza. Perché gli disse qual è che erano finite di magliette? Quelle di Ronaldo. Perché angolo di Ragonesi che tira fuori una palla alla O'Sullivan. Bravissimo Andrea. E a questo ha avuto coraggio, anche perché nel set precedente ne aveva sbagliato uno molto simile, anzi forse più semplice di questo. Era saltato nel mezzo con la sua. Al volo dalla lunga Scorza. E questa c'è. Vediamo se non lascia un giro ad andare avanti. Purtroppo per lui lascia questo giro ad andare avanti. Ragonesi può sfruttare questa occasione per mettersi ancora una volta in chiusura per primo anche nel secondo set. Gioca di leggero effetto a sinistra col colpo corto a stabilizzare la palla, perfetta anche questa. E qua non ci sono più occasioni, questa è l'ultima per Natalino Scorza per rimettersi in partita, e forse non è detto che basti. Sul regolare tutto bene per Andreino, e manca qualcosa di irregolare, sì. Quell'angolo di prima non è proprio regolare, sì. È bravissimo Natalino. 6 punti, concede gioco forza, però non era uno spondapalla che gli potesse dare una grande difesa come quello nella palla nell'angolo. Questo gioco forza lo poteva esporre a una bricolla, anche se quella bricolla poi Ragonesi la deve ricavare di parabola. Sicuramente un tiro delicato, non credo ce l'abbia stecca bassa. Magari non deve alzare eccessivamente, anche perché potrebbe fare il pallino da 3 sul largo, però un po' deve alzare chiaramente. Eccolo lì, infatti è stato proprio dalla parte del pallino. Andrea non lo fa, ma fa una bella steola, anche se qua per Natalino, dato il punteggio, forse è più un'occasione anziché una difficoltà, che facendo questa bricola di misura potrebbe far partita sul colpo, ma io sicuramente da dirla a farla io la disegno sulla fiducia, Nico. Anche un filo più larga, va. Mi sembra che aggrappi tanto di effetto, però proprio un po' più larga di così. Sì, poi tutto sta alla forza. Sì. No, beh, questa è disegnata per un tiro di misura. Lascialo pure, Mirko, vediamo se ha ragione il Nash. Infatti lui si è preso una battuta un po' più larga. Mi sa che avevi ragione. Sì. Ti ho detto, lascialo su. Sì, ha battuto a 22-23. Sì. Non... No, ma... Allora, la forza non... mi sembrava abbastanza giusta. La forza era buona, no, la forza. No. Forza lunga, perché queste misure qua a vuoto... Ha dato la forza della buca, no? È arrivata in buca la sua. Deve essere più corta la forza, sì, a vuoto, giusto? Sì. No, aspetta. Sì, più corta della buca deve essere la forza. Sì, ha un diamante della buca, via. Sì. Comunque, insomma, era difficile. Anche perché poi dopo la cosa... Vediamo se chiude Ragonesi, chiude. E chiude. 6 punti per Ragonesi, quindi fa su anche il secondo set. Nel replay della biglia libera per Ragonesi, 2-0 Ragonesi, pubblicità. Ripartiti i giocatori, l'acchito è andato Scorza, ancora con l'acchito cosiddetto all'Argentina, e ancora impegnato al duamo di tre, quindi nella risposta naturale Andrea Ragonesi. Una bella entrata ed un'ottima forza, vediamo se arriverà al pallino. Classico di questa posizione, soprattutto sul tavolo nuovo, con le biglie che partono da centrocorta quasi a centrocorta, sulla massima entrata fa fare questa sorta di striscio che risulta stretto e quindi non si riesce a difendere. È meglio stare sulla palla di prima per evitare ciò. Scorza gli fa pagare subito l'imperfezione, realizza 9 punti, un impatto non eccezionale con il pallino e possibilità anche per Ragonesi di uscire con una palla davanti. Vediamo se sta nella notif che ha tenuto fino a questo momento, quindi dalla scarsa fiondata, 3 lunghe con la battente. Trovare in pallo Ragonesi. Qua l'ha giocata grossa, allora. Gli è partita la via di mezzo, gli è partita la via di mezzo, e anche questo segnatevelo, nella via di mezzo, quindi quando si prende non la grossa, non la scarsa, si trova quasi sempre questo rimpallo nel centro, che è anche un rimpallo discretamente pericoloso. Ad arbitrare l'incontro si sono avvicendati adesso, c'è il signor Antonio Vero del Comitato di Foggia. Le nuove leve anche del settore arbitrale, tutto in via di rinnovamento, come è giusto che sia. Angolo di prima a ringaruffare per Erzegovinato, per Ragonesi sullo stretto, conserva difesa centrale. Sì, grande possibilità in questo modo di mantenere la difesa anche nell'errore. L'errore è farlo largo, infatti, quell'angolo. Scorza è impegnato ad una garuffa. e c'entra perfettamente questa caruffa Scorza con questi 4 punti. Si guadagna un buon vantaggio all'inizio set, anche perché adesso non può più permettersi di sbagliare. Vediamo, dato che siamo nelle fasi iniziali, anche i parziali degli altri incontri. Caruffa di Scorza per Ragonesi, buona difesa. 1-1 tra Nuovo e Parisi. Matteo impatta nel secondo set, praticamente in parità nel terzo, quindi 1-1. Paoloni avanti 2-1 su Alasso, 2-0 di Lestino su Rossano Torre, sostanziale parità al terzo set. Yurian Norelli è sotto 2-1 contro Rossano Rossetti, ha iniziato da poco il quarto set. Sandro Giacchetti in parità, e in parità tutto sommato anche nel terzo set contro Fernando Moscatelli. Marcello Di Lena, che si trova nei davvero i piani altissimi della classifica generale, se la vedrà tra poco contro Scazzariello. Massimo Caria avanti 2-0 contro Aniello Marchesano, gli ha preso il secondo set, era 57-40. Conte Max sa sempre dove dorme l'Anguilla. 1-1 tra Cosci e Antonuccio, ma Antonuccio è avanti 55-17 nel terzo set. 1-1 tra Diomaiuta e Lamanna, vediamo se scatta, perché a Diomaiuta mancano solo 2 punti per aggiudicarsi il terzo set. Putignano 1-1 contro Riondino, mentre Vincenzo Consagno tra poco se la vedrà contro Biagio Masceri in un altro derby. Biagio Masceri è calabrese o campano? Calabrese di Cosenza. Ah, è vero. E Stefano Della Torre è sotto 2-1 contro il sardo Alessandro Mascia. Quindi è finita Lunardi Belluta. Credo che abbia vinto Belluta. Sì, perché ho visto Lunardi un po'. E Vecchione ha vinto su Auletta. Angolo di prima a parificare nel quadrato inferiore. Questo è un capolavoro perfetto di Andrea. 8 punti, filo lungo. Diciamo lungo, eh beh. Ora qualcuno chiede i risultati di qualche giocatore, diamo anche questa notizia. Tutti i risultati aggiornati li potete trovare sul portale di Gestione CS, magari Mirko scriverà il link nei commenti, anzi lo scrivo io, dove potete trovare i risultati in tempo reale di tutti gli incontri che si stanno svolgendo e anche di tutti quelli che si sono svolti, le centinaia di partite che si sono svolte in questa prova, quindi sul portale di Gestione CS. Sì. In questa prova sono arrivati in 824, quindi qualche partitina si è fatta, sono oltre 100 batterie. Traversino di prima a Z per Ragonesi, sta sul largo, un'ottima distribuzione delle forze. La giocata più di effetto personalmente su questo biliardo in queste esecuzioni praticamente non ne darei, cioè starei proprio in una schiacciata liscia, perché le lunghe tendono a chiudere, quindi una domanda che spesso fanno: che effetto si dà alla schiacciata? Dipende da quanto chiude, se si ha la battuta disponibile chiaramente, dipende da quanto chiude la lunga. E ricordatevi, quando giocate una schiacciata dalla corta state creando una diagonale di traversino, quindi la reattività e la chiusura della lunga determina questa diagonale. Di due Ragonesi a scendere, chiaramente prendo una porzione, vediamo come terminano le corse, tutto sta a vedere i centri delle due biglie cosa guarderanno adesso, credo che guardino la corta, quindi angolo a spingere, non una conclusione mai semplice, mai scontata, soprattutto se c'è distanza come in questo caso tra le biglie. Lascia entrare perfettamente Natalino, 4 punti. Sì. Un po' sfortunato perché secondo me o ha un po' piegato o si sono un po' avvitate le biglie. Ma il rumore non mi sembrava bellissimo, quindi ci sta che si siano un po' avvitate. Secondo me era più del rosso, ma la sua ha battuto la corta. Me la fa vedere al replay se la sua non è arrivata all'angolo oppure se ha battuto la corta e si è sganciata. Ho guardato solo la piglia avversaria. Ora è anche vero, no, che ha battuto la corta e è ritornata. È anche vero che la struttura è molto grande, quindi genera dei rumori un po' più amplificati, l'avevamo detto. No, sembra regolare l'uscita della palla. Vediamo come intende affrontare questa posizione il giocatore di Rossano Calabro. Questa è delicata, eh? Era delicata per la posizione del pallino che poteva intercettarlo in malo modo. Quando è così distante da sponda la contraria è non... proprio perché è distante da sponda l'avversario. Sì. Mi piace poco, infatti, infatti per quello che ti ho detto che era brutta, che poi la candela non è affatto bella, o ti metti di candela, allora metti in apertura per il pallino da 4, ma se vai direttamente sulla palla ti devi o affidare all'impatto col pallino o non affidare, però poi dopo ci sta che tu rimanga lungo come effettivamente è rimasto Scorza. Non sa mai che forza dare perché sono due forze completamente diverse dall'impatto col pallino e dal non impatto col pallino. E intanto Ragonesi lascia andare questo sfaccio, guardate la forza. Di 3 passate. Uno dei migliori esecutori di 3 passate. Insieme a Gualemi sicuramente, insieme a Lopez, però Andrea questa forza ce l'ha veramente nel DNA. Scorza lascia andare il braccio su questa incandelata, non gli è partito l'effetto qua. No, è rimasto dentro. Sì. Certo non piega ad 1 millimetro anche questo tavolo, sì. Quindi complimenti ai montatori perché non abbiamo visto assolutamente cose curiose. Ecco. Sì, ci sono state un paio di imperfezioni, ma a questo punto mi sa più qualche impurità che... sulle biglie. Sì. Si era un po' irrigidito ieri nella seconda parte dell'incontro tra Rossetti e Drago, che però mi hanno detto effettivamente di sponda è meraviglioso da giocarci, e ce l'hanno anche fatto vedere perché hanno tenuto delle medie da biglia davanti di sponda, chiaramente c'era tanta gente davanti, un filino rigidino. Verso le 7 si può inumidire il tavolo. Sì, assolutamente. Le 7 di sera. Allora, vediamo un po', questa la vede tutta. Vediamo con lo strator. Se la molla verso la buca oppure gioca il giro regolare? Ma vederla così come la punta, la molla ad andare verso la buca di destra. Vedi che non la punta bassissima, eccola qua. Bravo Natalino. Bravo Natalino, capolavoro di Scorza, capolavoro. Perfetta, guardate. Proprio il movimento della palla battente che impatta quasi piena l'avversaria per chiuderla leggermente, la fa terminare mollemente verso l'angolo. Grande esecuzione. Sì. Forse il più bel tiro di Natalino tutto l'incontro. vede palla Ragonesi. Ragonesi riesce a tirare fuori questo capolavoro di risposta. Ma secondo me non la vedeva. Ce la fai vedere al replay? Ma da dove è uscito? C'ha la vista buona lui, eh. Ma quanto c'è passato da quel pallino? Mi fai vedere quanto passa da quel pallino? Oddio. No, c'era una... sì, oddio. Oddio, che quasi lo devi puntare quel pallino. Sì. Guarda che steccata. Se ci fai vedere il replay da questa camera, Mirko, per cortesia, che è bellissima, proprio il gesto tecnico di Ragonesi, guarda, la steccata rigida, piantata sul tavolo. Che bella. Mamma mia, cosa ha tirato fuori Ragonesi. Da paura. Che gli vuoi dire? Bravo. Bravo. Bravi tutti e due, perché insomma, io lo lascerei tutte le volte questo tiro. Sì. Ha fatto un botta e risposta davvero da fantastici. Da delirio, sì. Da delirio, come dice sempre quel ragazzo, il tuo amico, quello che mi ha insegnato le tue a scendere veloci. Amico, maestro, penso, anche, visto il rapporto così consolidato ultimamente. Ragonesi di taglio contro, questo 2 a mo' di 3. Avete visto come ha affrontato la palla con un taglio che non è convenzionale per molti, ma diciamo che Ragonesi ha orecchie per ascoltare. Questo sì, assolutamente sì, è bravo Andrea. È rimasto lungo su questa caruffa Scorza. Traversino per Ragonesi. E qui Ragonesi per la prima volta ha fatto 4. Sì. Ma perché l'ha malinterpretata, se vogliamo. Una diagonale che richiedeva per la quadratura comunque una forza più importante. Secondo me ha avuto un po' paura dell'impatto quel pallino, ma lo porti eventuale. Da lì la palla la porti al 45 se vuoi difendere. Per difendere girando dalla corta bisogna toccare la sponda tra la lunga opposta tra il 45 e il 50 per girare bene. Guarda quanto spazio ha, quindi. Ma anche se lo prendi... Bella occasione per Natalino adesso, di angolo. È leggermente da allargare. Infatti l'ha valutata male. Bisognava saltargli un po' addosso, non ci è riuscito. Ma non capisco perché di mezzo colpo. Secondo me era da saltargli un filo addosso, ma appena appena. Non mi dava l'impressione di essere da allargare tantissimo così. Dall'alto tanto Alasso vince su Paoloni, credo 3 a 2. Quindi è passato Belluta, Vecchione e Alasso. Entrata di taglio buono per sfruttare la posizione del pallino. Perfetto Andrea, bravo. Realizza 3 ma lascia la sua quasi a colla, l'altra quasi appoggiata sulla lunga. Sì, in difetto di questa presa si entra, le biglie scivolano entrambe verso la lunga di destra in questo caso. Avrebbe potuto creare anche Birilli e Steola. Tutto perfetto. Boroni avanti 2-1 su Gualemi, si è concluso adesso il terzo set. È bello questo sfaccio, vediamo se riesce ad aprirlo, la steccata c'era. per ogni questa se la sarebbe assolutamente meritata. Strano che non abbia il gesto tecnico. È saltata un pochino. Si è saltata un po', ha perso quel goccio di effetto che gliel'avrebbe fatta aprire definitivamente di terza passata sul filotto. Caruffa nel centro del tavolo per Ragonesi. Qui rimane corto. Vediamo dove, se la sua va a colla. Sarebbe stato sicuramente molto fortunato, ma di spinta non ce l'ha, se la deve guadagnare. Deve trasportare di colpo, mi sa. Di colpo. Andare avanti non credo ce l'abbia. No, no, un 3,5 di colpo a riportare la bianca per dove è la gialla adesso, anche un po' più verso la parte destra, diciamo al 30 della parte destra del tavolo, della lunga. Può giocare di colpo o fare corta lunga. Sceglie per il corta lunga, per il lunga corta. È un po' troppo grossa, quindi corre poco la sua. Sì. Infatti la forza era perfetta, al 3,5 ha preso, avrebbe dovuto prendere 2,8 per quadrare, così come dicevo. Sì, o l'8 non proprio pieno. Pieno, così, esatto, sì. Prenderlo un po' più di fianco. Sì. Sospiro di sollievo per Andrea, che ha subito l'opportunità di riguadagnare punteggio. 10, Ragonesi. Ottima, leggero taglio contro per evitare la brutta figura. Ricordatevi queste palle di puntarle sempre con un leggero effetto interno, vi evita di fare le alucce del castello. No, poi dopo l'effetto contro la agevolava andare sotto, meglio a quel pallino, certo, che tra l'altro lo proteggeva anche da non una forza perfetta in difesa. Qui, anche se non ama molto le 5 sponde, credo che sia obbligato ad andare di 5 Natalino, ma penso ci sia anche qualcosa dalla lunga, e lui sta studiando questo, Nico. No, di 5. No, poi allora cinque larghe. Stretta. È buon per lui che non ha impattato il pallino. D'altronde si doveva affidare anche a un pochino di buona suerte, nel senso che è difficile poi stabilire come si tocca perfettamente la palla avversaria. Che poi insomma è anche una cosa che si può dire a posteriori, perché se avesse fatto il pallino... Sì, magari si poteva mettere... Si poteva mettere anche in una posizione... La sua sarebbe andata lì, perché... Non, ah sì, non sempre, cambia più di tanto. Capito? Sì, poteva parificare un pallino stretto. Poteva mettersi anche un 30-40. Ma sai che 35, è quasi 40. Un pallino mancato. Sì, in effetti adesso a carte viste è quasi un pallino mancato. Ragonesi sul pieno della contraria a spingerla verso la sponda corta. E qua Ragonesi prende un'ottima porzione, perché perfetto, anche il giro oltretutto è ostacolato dal pallino, quindi dovrà andare in passaggio difensivo Scorza. Passaggio che Natalino gioca in modo veramente fantastico. Sì. Obbliga ad alzare la stecca Ragonesi. Però il pallino è posizionato bene per Ragonesi. Potrebbe farlo da 4 prendendola sia scarsa o anche rimpallando. Io starei proprio sulla scarsa, perché hai la possibilità di farlo verso il lato destro. Ha forzato proprio l'angolo. La vedeva? Allora quasi la vedeva. Ha dovuto girare poco per prendere la grossa. Pensavo invece fosse più coperto. Sì. No, no, io pensavo proprio fosse coperto. Perché sennò in questo caso era... No, era coperto, però per prendere mezza pala come ha preso bisognava girare abbastanza poco. se non l'avesse vista, tirarla di scarsa, come giustamente diceva Nicola, ti dà la possibilità sia di difendere che prendere il pallino dalla parte larga, quindi poterlo calciare nei birilli addirittura e trovare una sorta di parificazione sulla sponda lunga. Questo è un po' il disegno classico che si cerca. In luogo di ciò, sempre come dicevi tu, il rimpallo che ti fa fare un disegno più o meno analogo. E qui ha poche porzioni per salvarsi, solo larghissimo. No, stretto difficile che ti salvi. Ma dai, sì, è una salvezza tra virgolette, diciamo. Quest'angolo non è facilissimo, ma penso batta di calcio, Nico, sullo stretto si mette sotto pallino. Andrea lo rinuncia male questo angolo di prima, a lui piace particolarmente questa tira, Sì, però ci vuole Rintintin qui, No, vabbè, vedere secondo me d'angolo la vede. E lui, sì. A lui piace particolarmente questo tiro. Poi se non... No, non vorrei che in questo momento la volesse vedere per forza. Perché... No, per quello no. Però no, lasciarci la frontale che voglio vedere dove la punta. Senza effetto, aumentando la forza. Senza effetto e veloce. Cioè, ci sono tante dinamiche su questo tiro. Quindi... È la posizione del senza effetto, aumentando la forza. Però a lui piace, capito? Sì. Quindi che secondo me poi alla fine lo tira perché a lui piace straordinariamente. Però non è semplice, ecco. Eccolo qua, senza effetto aumenta la forza e tira fuori questo capolavoro. Bravo Andrea, mi raccomando, ecco, se vi capitasse di giocare, provatelo a casa, perché no, provatelo ma non mettete l'effetto, perché soprattutto se vi parte a sinistra va giù tutto il filotto, cioè prendete il primo e fate il filotto con gli altri. Però ecco, Andrea su questo ha fatto studi particolari. Sì, ce l'ha proprio, è un suo cavallo di battaglia. Però gli piace tanto e quindi lo esaspera anche a tirarlo. Questa era una sorta di esasperazione. Sì. E infatti ti ho detto, non vorrei volesse vederlo per forza. Girone a scambiare i settori per Scorza all'ultima spiaggia. Giustamente, tanto tutto per tutto a Natalino. Ed è match point per Ragonesi. E chiude Andrea Ragonesi, un'ottima partita per lui, riceve i complimenti dal suo avversario. Che dire, sul facile e non solo, un ottimo Andrea Ragonesi, l'avevamo seguito a Salerno, dove la prestazione era stata un attimo più opaca con Rossano Rossetti. Pur avendo giocato un discreto biliardo, oggi si è visto davvero un Ragonesi che noi conosciamo bene. Scorza, davvero niente da biasimarsi, sì, qualche errore, ma ci sta di farlo. È chiaro che quando poi il livello di gioco è di questo tenore, anche giocando bene si può perdere. Un po' ingeneroso probabilmente il parziale di 3-0, una prima che è stata viziata da un 10 iniziale, ma poi sì, è stata anche l'unica partita con un disequilibrio, un bellissimo secondo set e un terzo completamente dominato da Andrea, ripeto, ingeneroso ma poi fondamentalmente giusto. A volte il parziale è questo. Intanto Nicola, impostazione di commento, a te la linea. Scusatemi, devo trovare il modo di sentire un po' meglio il no. Ok, perfetto, grazie Mirko, perché non sentivo Mirko in regia che mi aveva detto continua e invece io ho lanciato Nicola che non è ancora arrivato. Dicevamo del punteggio, a volte il parziale si racconta, però magari non racconta proprio il vero, fa parte del nostro sport. Adesso li posso lanciare a te Nicola. Attendevo che fosse terminato il set, il parziale del set del biliardo accanto, per non disturbare gli atleti. Natalino, sicuramente molti più meriti al tuo avversario che ha giocato un gran bel biliardo. Tu qualche errore, qualche piccola sbavatura, però insomma dovevi trovare sotto un giocatore come Andrea che te l'ha fatta davvero tutte. Sì, nulla da eccepire. ha giocato meglio, è giusto che abbia vinto. Poi è un periodo che di mattina non riesco, diciamo, a concentrarmi bene, però questo non toglie il merito all'avversario. Magari provi il biliardo, poi dopo le forze non sono come le hai provate, eccetera eccetera. Comunque questo non vuol dire nulla, perché l'avversario ha avuto il merito invece di prendere subito le giuste misure, è andata così. Comunque sicuramente un Natalino Scorza che adesso ci è abituato ad esserci sempre nelle fasi finali, quindi insomma tra poco si ritorna dove siamo stati per tanto tempo. Speriamo di invertire la tendenza e di recuperare un po' di rispetto agli avversari, dai. Allora, in bocca al lupo per il proseguo della tua stagione e ci vediamo in Toscana. Grazie. Prendo due parole anche da Andrea. Andrea, veramente una bella prestazione, insomma, i Ragonesi che avevamo lasciato un po' di tempo fa, piano piano sta tornando, però questa volta da dottore, giusto? Sì, sì, per fortuna, dopo, scusa, sì, ho fatto la triennale, sono altri 2 anni, però pian piano. Per il biliardo, sì, l'ha steccata un po' contratta, in alcuni tratti un pochettino, sì, però dai, ho giocato bene. Sicuramente il conoscere i biliardi, aver giocato già il giorno prima, ha fatto tanto, secondo me. Però sono contento, dai. Gianluca ha detto aveva la steccata contratta, che gli vogliamo dire? Digli una parolaccia, quella che vuoi tu, scegli. Ha detto ti dovrei dire una parolaccia, comunque una molto bravo nelle esecuzioni frontali come sempre, però dopo il giro da 10 di Scorza hai tirato fuori una conclusione eccezionale, forse quello è il tiro più bello dell'incontro, che è quello che ha forse, diciamo, fatto prendere il via verso la vittoria anche del terzo set. Sì, era un momento importante, perché lui ha appena fatto 10, è andato avanti di più 8, mi sembra, o più 7, e rispondere lì era importante, ha fatto 10. Poi lui quella dopo l'ha incandelata, ma aveva un po' di tensione, sì, momento importante. Hai capito? Gli sembra normale, socio, fare 10 in quel momento lì. Lui, per lui è normale fare 10, perché... Il braccio di Ragonesi non è in vendita, purtroppo. Sì, il tuo braccio non è in vendita, mi ribadisce, quindi in bocca al lupo per il proseguo della manifestazione. Grazie mille, Crevi. A te la linea, Gianluca, per la chiusura, chiudi te. E allora bravo dottor Ragonesi, davvero niente da dire, ragazzo che gioca in biliardo, veramente fantastico. Noi siamo contenti invece di avervi offerto così pronti via in questa domenica un così bello spettacolo. Chiaramente vi invitiamo a seguirci per tutta la giornata, perché oggi sarà davvero grande biliardo su Billiard Channel. Vi terremo compagnia fino alla tarda sera. Adesso vedremo come si svolgeranno gli incontri. Voi, per rimanere sempre aggiornati, mi raccomando, seguite i nostri profili social e sottoscrivete al canale. Arriva la campanellina, vai Mirko, qua la mette adesso, eccola lì, il tintin di Mirko, per rimanere sempre aggiornati quando il nostro canale va in diretta. Vi diamo l'appuntamento a tra poco qui su Billiard Channel, il canale del biliardo.